Il supermoto, di super ci sono anche le moto. FRT Racing è un team che nasce nel 2007, nella fase iniziale è impegnato nel motocross in maniera molto amatoriale, poi negli ultimi 4 anni, quindi dal 2010, abbiamo deciso di investire in maniera molto più professionale nel mondo della supermoto e a piccoli passi siamo cresciuti fino ad approdare oggi al campionato italiano, dove per la stagione 2014 ambiamo a raggiungere dei risultati sportivi importanti, quindi almeno alle prime 3 posizioni di classifica finale. I piloti 2014 saranno 2, Massimo Beltrami, portacolori dell'FM Oro, che sarà schierato nella categoria S1 Pro, ovvero la categoria dei professionisti, dei big. Con lui puntiamo, come dicevo precedentemente, al podio, perché abbiamo tutte le possibilità. Il secondo pilota è Lorenzo Promutico, 18 anni, di Alatri, provincia di Frosinone. Con lui stiamo invece facendo un percorso di crescita. Lorenzo è già un pilota titolato perché l'anno scorso ha vinto il campionato italiano 250, quest'anno ha scelto il cambio di cilindrata e quindi sta facendo un anno di apprendistato. Nel nostro progetto Supermoto indispensabile e fondamentale è la partnership che si è creata con diverse case del settore, aziende sponsor che hanno permesso la crescita del team in maniera esponenziale. Abbiamo scelto aziende leader nel settore perché nel mondo della supermoto è indispensabile avere la massima performance. L'obiettivo è quello di creare una moto altamente performante però con la minima spesa, quindi massima resa e minima spesa. Per fare ciò abbiamo anche ottimizzato quello che c'è già di standard senza dover andare a sostituire e stravolgere come si è sempre fatto nel passato. La particolare attenzione che stiamo dando ai costi di gestione e di costruzione della moto ci permetterà da qui a fine anno di avere un risparmio economico nell'ordine del 30-35%. Il team è nato per far correre Luca, che era appassionato di motocross. Abbiamo deciso, trovando 2 o 3 sponsorini, di farlo correre e da lì è nata l'avventura FRT. Soddisfazione: nel cross qualcuno ce la siamo levata, adesso dal 2010 ci stiamo togliendo, secondo me, delle grosse soddisfazioni e tante ne verranno ancora, perché il team, secondo me, è in evoluzione. Sempre in un'ottica di riduzione dei costi, senza però rinunciare alla performance, abbiamo sviluppato con un nostro sponsor un registro tendicatena che permette di accorciare l'interasse della moto senza però dover tagliare il forcellone come tanti fanno. Questo permette di ottenere lo stesso una miglior trazione, a vantaggio però di costi ridotti e evitando l'alterazione morfologica del telaio. Anche la piastra forcella è un altro componente della moto su cui il team ha prestato molta attenzione. Sulla parte, diciamo, di personalizzazione della posizione di guida, come abbiamo visto dalle immagini, abbiamo ricostruito le pedane con una geometria diversa, abbassandole e arretrandole. La stessa cosa abbiamo fatto con la leva del cambio. Su questa moto a livello elettronico usiamo una centralina della JD Racing, è una centralina sulla quale possiamo intervenire attraverso un software specifico, molto user friendly ma anche abbastanza tecnico. Attraverso una schermata che ci permette di intervenire su tutti i breakpoints e su vari aspetti della mappa e su altri parametri. Prestazionalmente si è ben adatta alla preparazione che è stata fatta, diciamo, sul motore da Aldini, la mappa è stata sviluppata da Aldini stesso. Per quanto riguarda le sospensioni, usiamo le sospensioni Showa ad aria, che sono state preparate da Tiziano Monti,
all'interno è stato fatto un enorme lavoro di sviluppo con vari step e attraverso una revisione completa della parte idraulica e una messa a punto anche degli scorrimenti. Al posteriore usiamo un mono della Matrix, sempre preparato da Tiziano Monti, con un'ottima possibilità di regolazione su tutta la parte idraulica e con una regolazione, diciamo, fine anche del precarico molle, rapida attraverso un dispositivo che permette di variare rapidamente questa variabile. I don't find my shoes, well I don't find my keys. Come on darling, hurry, hurry please. Well, I got boo, 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 yeah. I got a boo on me. Dal 2012 FRT Racing si è allargato affiancando all'attività racing del team anche l'attività di officina, FRT Racing Officina, con sede in Bologna e Borgo Panigale. Oggi è aperta al pubblico e l'esperienza che siamo riusciti a maturare in questi anni sui campi di gara, oggi siamo in grado di trasferirla anche ai piloti privati o ai clienti privati che chiedono una preparazione specifica. Le gare quindi sono per il team un modo di testare e verificare la validità delle soluzioni tecniche che vengono provate e collaudate direttamente in pista. Questo ci permette poi di proporre ai nostri clienti appassionati soluzioni anche i più esigenti e soluzioni che siano garantite e funzionali. Ciao, sono Luca Filippone, meccanico del team FRT Racing e proprietario dell'officina FRT Racing. L'officina è specializzata in preparazione supermotard, moto da cross, allestimenti in generale, cafe racer, moto particolari e poi aperta al pubblico anche per gli scooter e moto stradali. Ogni volta dobbiamo controllarla tutta, quindi si smonta, la controlliamo per pulirla anche per bene, insomma. Importante che la valvita sia sempre controllata per il suo miglior funzionamento, quindi controllare sempre la di vetro e che non ci siano crepe nei collettori, che comunque essendo molto sottili e leggere insomma si rischia di rovinare.
The power is on the highway, the music's over, I'll be bound. I'll get a boogie, boogie, boogie. I'll get a boogie, know me. Well, I got boogie, my baby. One more time, the guitar. Questi sono i punti più delicati dove magari con le vibrazioni o una piccola botta si può innescare una crepa che dopo poi determina un malfunzionamento dello scarico. Got a boogie on me. I've got a boogie. I've got a boogie on me. I've got a boogie, my baby. A boogie on my knees. I got boogie. Personaggi fanno firmare carte dietro due righe.